Ricorda che sei tu l'artefice della tua vita, decidi tu cosa fare e chi essere. È questo uno dei tanti messaggi che Christian Buzzelli trasmette ai suoi lettori nel libro intitolato Missione Sardegna. Con la determinazione e il pizzico di incoscienza che lo contraddistinguono, il giovane fanese 36 anni, viaggiatore, sognatore ma anche influencer, ha portato a termine la sfida iniziata 2 anni fa. Con una bicicletta, una tenda, una coperta, abbigliamento tecnico e GoPro fissata sull'elmetto, ha compiuto nel settembre 2018 il giro dell'isola italiana in sella alle due ruote, 1130 km in 24 giorni e senza soldi. Sì, ho preso la scomparsa di mia mamma, che le ho fatto una promessa, fargli vedere il mondo con i miei occhi, e siccome glielo voglio far vedere girando in bicicletta, non prendendo gli aerei, sennò non vedeva niente tutto quello che c'era sotto, ho fatto dei test e questi test li ho fatti in Italia. Il primo era in Sardegna e il secondo l'ho fatto in Sicilia. Un bellissimo viaggio senza soldi, proprio per mettermi in sfida, per dimostrare al mondo tante cose, per dimostrare al mondo che si può essere felici senza soldi, per dimostrare al mondo che ancora c'è gente generosa, volontarosa, che vuole aiutare il prossimo. Invece tutti pensano che nel 2020 nessuno pensa più agli altri, invece questa cosa qua voglio dimostrare che non è vero. Come ha fatto? Ha incontrato tante persone che l'hanno aiutata, che l'hanno supportata? Sì, ho incontrato tantissime persone che mi hanno aiutato, mi capitava che andavo nelle piazze, la gente era incuriosita dalla bicicletta, perché poi alla fine la famosa è lei, non sono io. E mi si avvicinavano, possiamo fare una foto con la bici, ma cosa stai facendo? E da lì le raccontavo che facevo questa missione e la gente mi diceva dai vieni che ti offro il pranzo, dai vieni che ti offro la cena. E mi capitava anche gente che mi ha detto dai ma stasera vieni a dormire a casa mia. Le sue avventure sono racchiuse nel diario di viaggio arricchito da foto e post-it con suggerimenti e lezioni di vita. Christian racconta le 24 tappe della sfida, ma anche le riflessioni che ne sono scaturite e che contribuiscono alla crescita personale di chi lo legge. L'intero ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza all'associazione Maruzza, che sostiene le cure palliative pediatriche. Una scelta che andrà così a realizzare la promessa fatta da Christian alla madre Ornella in fin di vita, quella di portare nel mondo i suoi insegnamenti. Sorridere sempre anche se va tutto storto, rispettare gli altri e aiutare il prossimo. È un'esperienza che ti cambia dentro perché apprezzi tantissimo di più le cose. Cioè, quanto io spendo un euro, per me un euro vale un milione. Quindi chiaramente quando vado a spendere dei soldi gli do un valore diverso che magari per un'altra persona e ci sto molto più attento anche quando faccio la doccia a casa. Diamo tutto per scontato, anche se questa pandemia ci ha fatto capire che tutto di condizionato non esiste. Però io questo l'ho vissuto 2 anni fa, quando per la prima volta ho fatto la doccia dopo 10 giorni. E quindi ringraziavo l'acqua che cascava dalla doccia e io davo per scontato che la doccia è una cosa normale, perché tutti abitiamo a casa e abbiamo l'acqua, abbiamo il pane per mangiare e questa cosa invece in realtà non è scontata. Il libro verrà presentato domani, martedì 30 giugno alle 20:30 al Bastione San Gallo di Fano. All'incontro, in cui sarà presente il sindaco Massimo Seri, verranno proiettate anche alcune foto del viaggio. Per quest'anno invece salta tutto? Per quest'anno sembrerebbe di no, ancora qualcosa di confermato, tante cose sono saltate, ma dovrei partire il 31 luglio per andare in Georgia, Armenia, e lì non sarò da solo, mi sono aggregato io questa volta a un gruppo di ragazzi speciali e invece partirò da solo il 3 settembre, ho già il volo per il Madagascar. Sarà 3 mesi in Madagascar, di cui farò anche un mese di volontariato per aiutare i bambini della strada.